Burloni, oggi su Minecraft andremo di nuovo ad imbrogliare contro i miei amici. Il tema di oggi sarà casa futuristica o comunque costruzione futuristica. Non mi resta altro che andare un'ora e mezza di tempo per provare a fare la costruzione migliore e poi andare a giocare contro i miei amici. Vi ricordo il format: con loro saranno due costruzioni, una da 5 minuti e una da 25, che io però avrò già preparato. Se volete che provi a portare questo format con Steph e Fiere, proviamo a raggiungere i 975.000 iscritti entro fine mese. Ce la facciamo? Secondo me sì. Quindi hai 3 secondi per iscriverti. 3, 2, 1. Bravissimo. Come prima costruzione, quindi 5 minuti di tempo, dovremo fare uno Space Shuttle. Bello. Mamma mia, siete pronti? Sono carico, mi sento bello. Dai, felice. Andiamo, giusto già iniziando. E vi dico subito, Alexa, imposto un timer di 5 minuti. 5 minuti, a partire da... Ok, ma io come lo faccio uno Space Shuttle in 5 minuti? È difficile, ma secondo me non impossibile. Io sto già iniziando a fare le mie cose col chill... ma si può usare Word Edit? Certo. Ah, vabbè, come dire, il numerino del rosso, che cos'è? 2 punti? 14, poi facciamo tipo di 15 di altezza, vediamo un po' come viene. No, quindi 3 di qua, 3 di altezza, 15. Ma che bello, perché praticamente faccio la parte dove si appoggia lo Space Shuttle, raga. Wow, ma tu sei così professionale. Fantastico. Sì, raga, lo Space Shuttle si appoggia ad una cosa rossa, perché parte da dritto, non se lo sapevate. Lo Space, anzi, partiva, perché adesso non è più in funzione, ma quando partiva ai tempi, come funzionava? Praticamente era attaccato ad un razzo che poi lo lanciava nell'atmosfera, praticamente. Ok, ho capito. Cose non le sapevate. No, perché sono troppo giovane, non ho mai visto una roba del genere. Io sono molto più giovane. Siete dei taccagni, siete. Ma Marci, taccagno lo puoi dire a qualcun altro? Tanto ti calmi. Intanto, il loco, cosa vuol dire taccagno? Non lo so. Mamma, cosa vuol dire taccagno? Io chiamerei Franco e io chiederei. Vuol dire tu sei taccato. Che taccato? Anche la mamma di Loco dice che è taccato. Grande signora Loco. E Loco, io sono così. Cioè, non ho altro da dire. Sono essere fatto, Loco. Ma Loco non parla più. Loco? Aspetta, mamma, dillo. Vuoi portarmi in tribunale? Esatto, sì, di nuovo. Finalmente, raga, abbiamo di nuovo la nuova denuncia dalla mamma di Loco. La prima cosa è stata? La prima era perché faccio perdere tempo a Loco. Esatto. Ok, ottimo, questo è vero. Non poi l'altra? Lo faccio studiare, però in realtà io lo faccio studiare, solo che lui non mi ascolta mai, quindi... Ah, ci sta, ci sta. Diciamo che è questo... Colpa mia. Grazie. Ragazzi, studiate, mi raccomando. Mi raccomando, ragazzi, non fate come Loco vuole lasciare la scuola, per favore. Ma non è vero, non lascio la scuola io. Meno male che non lo sai, perché sennò poi è colpa mia. No, Loco, non si dicono queste cose. Come si dicono queste cose? No, Loco, è un brutto messaggio alla comunità. Esatto, la scuola non si lascia, si deve fare l'università, devi fare tutto, devi studiare, perché tu nella vita devi diventare qualcuno. Io l'università non la faccio. No, vai, facciamo che noi chiudiamo qui il discorso. Allora, se noi apriamo una petizione e raggiungiamo 500.000 firme, tu fai l'università. Okay. Non ci sfidare, Loco, perché io l'unica cosa che chiedo succede in questa piattaforma. Guarda che 500.000 firme sono possibili, Loco. Facciamo 500.000 euro, poi va bene così a fatto. Guardalo. Loco, ma lei pretende un po' di marcio. È proprio taccagna, signor Loco. Ma voglio secondo me quanto page, manca, ragazza? La taccagna di Loco. Ma io ho finito comunque. No, facciamo completo. La taccagna di Marci, Loco e Mark. De Mark. E il cane. Il cane perché insomma il cane era importante. Io sto facendo un bello Space Shuttle, sapete? Cioè, io sto facendo veramente schifo, posso venire a copiarvelo? Non puoi. Ok, quello di Loco fa schifo. Bello, Marci, carino. Il mio è sempre, io faccio sempre cose belle, Marco, dovresti saperlo. No, ma infatti, cioè, guarda, mi fido io. Dovresti conoscermi abbastanza. Assolutamente sì. Funziona il tuo? Sì, il mio funziona. Domani parte.
anche se è in disuso, domani parte. Dove va? E andiamo sulla Luna, andiamo. Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Alla fine. Non era mica la Groenlandia la missione. No, no, la missione... No, vanno nello spazio questi, cosa credi? È la Groenlandia nello spazio? La Groenlandia nello spazio, scusa. Vabbè, ragazzi, non ascoltate l'uovo che probabilmente diventate ignoranti se continuate. Ma non lo sapevi che la Groenlandia è sospesa in aria? Sì, è in sospesa in aria, infatti. È l'isola volante. È l'isola volante? Sì, infatti, raga. Ci pensiamo. Diamo insegnamenti comunque sbagliati, comunque. Sarebbe bello che tipo nel mondo ci fosse un'isola volante. Sì, tipo un bioma. In che tipo bioma una sei? Una mesa volante. Sì, sono nel bioma quello che va in cielo. Cioè... Raga, ma cosa stiamo parlando? Scusate, non ho capito. È tutta colpa di Loco. L'ignoranza è preta da Loco, comunque. Sì, l'ignoranza è preta da Loco, sicuramente sì. Sono totalmente d'accordo. Mamma mia, pazzesco. Ok, mi piace. Mi piace, ma sta avendo il mio Space Shuttle. Lo Space Shuttle. Alexa, quanto manca il timer? Restano 30 secondi. Ma 30 secondi è finito. Ma come faccio in 30 secondi, ragazzi, a finire? Scusate. Io ho finito da qualche minuto. Ma non è vero, dai, ma cosa stai facendo? Il fuoco sto bellissima facendo, ok. Mi serve qualche secondo in più, ragazzi. Probabilmente io ve lo lascio anch'io. No, ma mi spiace, non si può. Loco. Sei zitto, dai, cioè, fammi fare le cose fatte per bene, Loco. Io voglio fare le cose fatte per... In realtà ho finito anch'io. Allora. Però, boh, se lasciamo, mi lasciate qualche secondo in più. Guarda che cosa ho fatto, cavolo. Guardate che cosa ho fatto. Alexa, basta. Dammi proprio 2 secondi, guarda Loco, che finisco un paio di cose. Me li lasci, Loco, per favore? No. Va bene, dai. Grazie, Loco, sei gentile. Vedi, ogni tanto traspare la tua gentilezza. Dovresti farla traspare un po' di più. No, solo ogni tanto. Perché non è un... Se fosse un pezzo di vetro, Loco trasparirebbe di più. Loco è clickbait, perché ogni Dici? Tanto la fa apparire, ogni tanto no. Infatti sta cosa un po' mi turba, devo Triste. Essere sincero. Triste, Marci, sì, come sì, mi hai raccontato, sì. Mi ha fatto molto male, comunque, lo sai. Comunque è venuto bene, raga. È venuto perché, un tot bene. Perché è deforme il mio? Sto arrivando a vedere il vostro. Da no, chi parto? Non venire. No. Marco. No, rompetemi le Marco. Mi sto per girare, giro adesso. Ma Loco, ma che Guarda, Marci, funziona. Marco, vedete, cioè, funziona. Posso cancellarlo con Word Edit? Ma funziona! Ha ragione che effettivamente è bello, però non era... Vabbè, andiamo a vedere quello di Marco. Oh, dai, è carino. Beh, sì. È quella cosa dove si tiene la carta. L'ho provato, ok? Venite a vedere il mio, ditemi com'è il mio, se vi piace, va? Lo provo, TNT. Vedete che bello? Mi piace? Bello! Dove sei, Marco? Non ti vedo. Dove sei? Sono in spettator, chiedo scusa a tutti. Ti piace, quindi? Molto è carino, bello, no? Molto bello. Dai, è lo bello. Apprezzo molto, mi piace bene, molto il blocco adesso, che va così. Però facciamo una cosa adesso. Facciamo che dobbiamo creare qualcosa di futuristico. Anche una base spaziale. Avete piena scelta su che cosa fare. Lo okay. Creiamo, bello. Testo, ti piace? No, ma che esplode tutto. Che io e Marco abbiamo buttato via dei video per il TFG. Lasciamo stare. Allora, Alexa, imposto un timer di 25 minuti. Ok, ragazzi, è partita. Marco, non puoi passare da me, eh? Non puoi passare no, da me. No, assolutamente. Da adesso non si può più venire, ragazzi, che sennò si perde comunque la cosa bella. Non allora, so io sto per iniziare, raga, eh. Ok. Ok, ho sbagliato a fare un comando. Ma scusate, Marci, ma io guadagno punti se faccio esplodere la costruzione di Loco? Come funziona? No, non guadagno punti. Allora, chiedo. Guarda, io ho il taser. Hai il taser? Oh, mamma. Che situazione taser? Ho paura. Ragazzi, vi vedo che sta andando l'uno dall'altro, non si può fare. No, io sono fermo. Io ho visto la coca da Marco, non vale, non si può. Loco mi ha appena messo in survival, mi sta picchiando col taser. Non si può, avete 25 minuti per fare una cosa futuristica bellissima, che aspettate? Loco è uscito dal server. È stato bannato. Marco mi ha bannato. Comunque Loco in un modo o nell'altro viene sempre bannato da tutti, eh. Perché siete cattivi con me. Va bene. Loco ti ho sbannato. Peccato. Ti ho sbannato. Allora, dai, iniziamo per bene, ragazzi. Adesso, come al solito, facciamo il periodo di traiardino e ci ritroviamo fra 10 minuti. Mi va piace, bene, bello, mi piace. Va bene. Amici belli, sono passati 18 minuti e 30, quindi avete ancora poco tempo. Ah, io ho finito, Marci. Io in realtà, guarda, ti dirò. Fate le cose fatte per bene, perché qua non si possono fare. Io sto finendo ancora, raga. Io sto facendo praticamente una base aliena con un disco volante centrale, delle torri sui lati e una base centrale con i blocchi della Futura, che sono bellissimi. Cioè, sono clamorosi. Provate a usare anche voi, Futura Block si chiamano. Ok, ottimo. Vi do questo consiglio. Marco mi ha messo dei creeper sul tetto. Ma se siamo in difficoltà peaceful, hai provato a metterli? Non è vero. Execute at
The Mark. Non si può fare. Non mi ricordo, mi sono 1-12 il comando, va bene? Ok, mi dispiace. Marci, guarda che Loco sta dicendo cavolate, non è vero? È lui che sta facendo queste robe. Infatti era dalla mia parte. Loco è la tipica persona che quando deve stare in creativa si mette in spectator. Cioè, fa tutte queste cose qua ogni volta. Non è vero. Fa il fastidioso. Fa fastidioso. Fa un po' il fastidioso. Comunque, ragazzi, allora, io vado a finire le ultime cose. Gli ultimi dettagli ci sono. Facciamo ok, così. Mi piace. Un futuro blocco qua. Aspetta un pochino qui. Un pochino qui. Però belli, sti blocchi qua sono clamorosi. Io vi consiglio di usarli, raga. Ok, bello. Così già più bello. Io ci sono quasi. Voglio fare, aspetta una cosa. Voglio fare che appeso al disco volante che ho fatto praticamente ci siano una sorta di catene che tengono giù come per gravità per non farla cadere. Perché siamo su un paese alieno e qui la gravità è diversa e quindi servono i pesi per tenere giù appunto io le cose. Io ti invidio. Secondo me Marcia ha vinto questa battaglia, ragazzi. Non so poi cosa ne pensate. Perché ma... non hai idea di quello che sto facendo. Perché Loco mi ha messo una mina sotto casa? Che forse metto qualche ventolino in più. Raga, i blocchi ventola sono troppo belli, raga. Mi fanno impazzire, vi giuro, mi fanno proprio impazzire. Cercateli, ventola. Si chiamano Factory Block. Factory. Belli, ho capito quali sono, ok. Bellissimi. Beh, per il mio grattacielo servirebbero, in effetti. Io li sto mettendo. Una cosa bellissima. Ok, metto anche... Aspetta. Quanto manca il timer? Io lo puoi chiedere? Non lo so. No, non glielo chiedo. Voglio vivere... Secondo me mancherà tipo 3 minuti più o meno. Vuoi vivere il brividino di essere vivere, in ritardo? Voglio vivere il brividino. No! Vedi, finito, vivere finito. Vedi? Alex, basta, volevo finire due cose. Va bene, va bene, partiamo dal signor Locolo Christian. Cosa ha fatto? Alex, basta. Ferma, non uscite subito, dovete mettere... No, no, rompermi le scatole, io voglio entrare con le radiazioni, voglio ammalarmi di radiazioni. Ah, è la Smart Suite questa cosa, che bella. Bellissimo. Ma non riesco a mettermela tutta, mi dispiace. Non riesco a mettere i gambali. Ok, li ho messi. Ottimo. Per Messico... Sì, ma almeno il terreno, Loco. Ma l'ha tolto tutto, Marco. Cosa ho fatto? Ma scusa, ma non si mette quando si esce, scusa, l'Atmar Suite? Ma Marco, mi ha tolto tutto. Ma Loco, ma perché è tutto in grass? Marco... Perché hai fatto in grass qua, Loco? Marco, mi ha tolto tutto. Però quando? Diciamo che in 25 minuti potevi metterti a fare cose migliori. Ma Marco, mi ha tolto tutto. Fammi andare a vedere cosa ha fatto Marco, va. Il mio grattacielo futuristico. Bello! Bello, però anche tu, cioè, in 25 minuti potevi fare. Non so come fare l'interno. Ho capito, ma vabbè, a discolpa di Marco posso dirvi che a metà video, quando eravamo off camera, mi fa: no, raga, devo rifare tutto, mi è venuto uno schifo. E quindi ha avuto 10 minuti per fare strada. Quindi cammina qui. Vai, vai dentro il palazzo, fidati. No, che esplode. Vabbè, andiamo a vedere la mia, va, che la mia è molto più bella, raga. Venite a vedere, va. Brutti schifosi. No, non fate esplodere che mi servono, ragazzi. Okay. Mi piace? Bellissimo. Vabbè, ma cos'è sta cosa? Non ti piace? Allora, mi mancano i dettagli perché se noti ho messo solo le ventole qui, mi mancavano di più. Quanto sei messo a farlo? 25 minuti, esattamente. Siete voi, raga, che siete lentissimi. Questo è partito ieri sera a farlo. Sì, dopo 25 minuti, ma di settimana scorsa. Sì, esatto. Raga, l'ho fatto insieme a voi, cioè non è che... Vabbè, ragazzi, fateci sapere qual è stato il vostro preferito. Secondo me il mio finale era il più bello. Non distruggente, perché devo fare la reazione poi fra qualche anno. Quindi... No, tranquillo. Il bunker di Loco c'è ancora.